Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Il Partito Democratico è incoerente. Questa è la presa di posizione del deputato di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano, che è intervenuto sulla vicenda relativa al prossimo referendum per le trivelle. Oggi in conferenza stampa, appunto, Di Stefano ha espresso la sua posizione. Vediamo. Partito Democratico incoerenti assieme a tutte quelle associazioni ambientaliste che hanno sfilato in corteo a Lanciano un anno fa contro Ombrina e che a due settimane dal voto non si fanno sentire o addirittura, ed è il caso del PD, dà indicazione di astenersi. Fabrizio Di Stefano, deputato di Forza Italia, ribadisce il sostegno al sì per il 17 aprile e sottolinea il voltafaccia del Partito Democratico e dei sindaci che hanno sfilato con i gonfaloni dei propri comuni. Il disinteresse del governo Renzi al referendum del 17 aprile, aggiunge il deputato forzista, si denota anche dalla scelta di non aver indetto l'election day a giugno, accorpando referendum e amministrative, con conseguente aggravio di 300 milioni di euro per la collettività, ma anche con il grande rischio dell'astensionismo. E soprattutto denunciano quella incoerenza che noi sempre abbiamo rinfacciato al PD di essere per l'ambiente in Abruzzo e contro l'ambiente a Roma. Lo avevamo detto, addirittura la Regione Abruzzo ha fatto anche la magra figura che questo referendum è stato prima sottoscritto dalla Regione Abruzzo, dal Presidente D'Alfonso, insieme agli altri 9 Presidenti di Regione che lo hanno sottoscritto e l'hanno portato avanti in tutte le sedi. E poi all'ultimo momento, per non far dispiacere Renzi, magari anche il Ministro Guidi e Boschi, si è defilato la Regione Abruzzo, unica regione, vergognosamente si è defilata da questo quesito referendario e quindi non farà arrivato la sua prima e tanto più non sta facendo campagna referendaria. Noi invece riteniamo che la coerenza ha ancora un valore e quella coerenza che ci ha fatto essere contro questi impianti entro le 12 miglia da sempre, che l'abbiamo combattuto da quando c'era il centro eolico, Ombrina e così via, l'abbiamo combattuti sia sul territorio abruzzese sia a Roma con gli emendamenti che abbiamo presentato da 3 anni in questa parte. E riteniamo che anche oggi noi dobbiamo essere dalla stessa parte, per coerenza e perché ci crediamo veramente che questa è la battaglia giusta. Non altrettanto hanno fatto gli altri, ma poi il cittadino giudicherà. Ancora un balcone crollato nel progetto case di Cese di Preturo, a pochi chilometri dall'Aquila, la stessa New Town dove a settembre 2014 venne giù un altro balcone, cui seguì una inchiesta della magistratura che sequestrò l'intera area. Cese di Preturo, Piastra 20, alle mie spalle i balconi crollati che ieri mattina sono venuti giù nell'alloggio del progetto case. Di fronte c'è un'altra piastra sequestrata nei mesi scorsi dove si era già verificato un altro crollo. Evidentemente non è successo nulla alle persone in quanto tutto quanto il complesso di Cese di Preturo è stato sequestrato, ma è evidente che i problemi strutturali si stanno palesando ogni giorno di più ed è necessaria una decisione su quale futuro destinare a tutte queste nuove New Town. Ancora un crollo e ancora Cese di Preturo. Ancora una volta, alla vigilia dell'anniversario della tragedia del sisma, il progetto case, pensato e realizzato per dare un alloggio temporaneo agli sfollati, mostra tutti i suoi limiti e le criticità strutturali. Sempre a Cese, già nel settembre 2014, un balcone venne giù da un appartamento, con conseguente inchiesta e sequestro della piastra antisismica. Anche per questo, ieri mattina, una potenziale tragedia è stata evitata. Un nuovo balcone infatti è venuto giù schiantandosi su quello dell'alloggio sottostante che è poi stato rimosso. Una piastra diversa da quella di settembre di un anno fa, ma stesso problema. Legno fradicio è una struttura crollata dopo solo 7 anni. Eppure si era detto, al momento delle varie inaugurazioni delle New Town, che le case antisismiche sarebbero durate almeno 30 anni. Per le operazioni di rimozione del balcone effettuate dai vigili del fuoco, l'area è stata interdetta alla circolazione. E ciò che emerge è che probabilmente saranno evacuate altre 12 piastre nelle prossime settimane, a seguito dei rilievi effettuati dal Comune. Criticità che riguardano complessivamente il 10% del patrimonio del progetto case, che il Comune sta pensando di abbattere, anche se i costi, 10 milioni complessivi per l'operazione, il Comune proprio non sa dove reperirli.
Alla vigilia del settimo anno del terremoto dell'Aquila, il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, dopo aver proposto e ottenuto nell'assemblea plenaria il rinnovo del patto di solidarietà tra tutti i consigli delle regioni italiane, ricorda gli eventi in programma il 5 e 6 aprile. In occasione del settimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione, sono previste nel capoluogo due giornate commemorative. Il 5 con partenza ore 22 dall'altezza Via 20 Settembre, Palazzo della Giustizia, fiaccolata per L'Aquila. Il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la Presidenza del Consiglio, è quella delle ore 22. Il 5 alle 11 la Santa Messa officiata dal Vescovo dell'Aquila, alle 14.30 Startup Marcia per L'Aquila con partenza Guardia di Finanza. Intanto i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza e al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali. Già nel giorno 1 e 2 la Presidenza del Consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila, dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti, ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009, dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti. Qui e lì abbiamo invitato anche presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila. Sottoposto a sequestro preventivo su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara, un centro tricologico di Città Sant'Angelo, dopo che i carabinieri del NAS del capoluogo adriatico hanno accertato la mancanza dell'autorizzazione sanitaria. La struttura eseguiva attività sanitarie e di trattamento del capello operando in carenza di autorizzazione, così come previsto dalla legge 32 del 2007, norma che disciplina tutti i requisiti strutturali, tecnologici e igienico-sanitari che le attività del genere devono avere. Il centro nelle scorse settimane era stato oggetto di un'ispezione dei militari del NAS di Pescara, cui è seguito un procedimento penale con un indagato e che ha portato al sequestro odierno. I carabinieri di Chieti questa notte hanno recuperato una Fiat Punto che era stata rubata alla fine di marzo a Lanciano e al suo interno hanno rinvenuto numerosi arnesi da scasso. Gli occupanti del mezzo invece sono riusciti a fuggire. Sono in corso indagini di natura tecnico-scientifica da parte dei carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Chieti per la individuazione di eventuali tracce utili alla identificazione dei fuggitivi che con molta probabilità sono gli stessi autori di altri furti messi a segno negli ultimi mesi in provincia di Chieti. Ed ora parliamo di politica. Alla vigilia delle elezioni amministrative, dopo lo strappo consumatosi all'interno di Abruzzo Civico, nasce MCA, Movimento Civico Abruzzese, per mano dell'ex direttore del TG1 Giulio Borrelli. MCA resta all'interno della maggioranza di governo in regione, ma punta a conquistare spazio all'interno del civismo regionale. Nasce da una scissione MCA, Movimento Civico Abruzzese, che è stato presentato ieri nel corso della convention Il Civismo Oggi e Domani, tenutasi a Chieti. Alla guida di MCA c'è l'ex direttore del TG1, già fondatore di Abruzzo Civico, Giulio Borrelli, ed assieme a lui mezzo direttivo dell'Italia dei Valori e pezzi da 90 della regione come l'assessore Gerosolimo, i consiglieri Olivieri e Di Nicola. Nel frattempo gli ex compagni di partito, capitanati dall'altro Giulio Sottanelli, sabato pomeriggio hanno scelto il loro nuovo coordinatore regionale, Michele Cassone. Dunque, da oggi c'è un doppio binario del civismo in Abruzzo. Da un lato Movimento Civico Abruzzese, dall'altro Abruzzo Civico. Una querelle pronta a proiettarsi nelle prossime amministrative, vero banco di prova. In quelle realtà dove noi siamo presenti in modo significativo e riconoscibile, che sono fondamentalmente poi Vasto e Sulmona, noi
pensiamo di ottenere un buon risultato, ma in generale io penso che l'idea del civismo è quella che avrà il maggior consenso e il maggior risultato. D'altra parte, se gli stessi partiti nazionali spesso si nascondono sotto finte liste civiche, su liste civette, usano il civismo come foglia di fico, noi che siamo, come dire, gli interpreti, i portabandiera di un civismo veramente autonomo dai partiti, radicato profondamente nei nostri territori, non possiamo, come dire, che essere quelli che in qualche modo hanno la primogenitura di questa idea, soprattutto di un'idea di un civismo regionale. Ridurre il rischio di incidenti su due ruote insegnando i giusti comportamenti e gli stili di guida tecnicamente corretti e prudenti, è questo l'obiettivo dell'Agna Campus 2016 che ha scelto di coinvolgere gli studenti degli istituti superiori. Federazione Motociclistica Italiana, Polizia Stradale e l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici in Pista per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale a due ruote. La tappa di Pescara si aggiunge alle altre 15 che dall'11 marzo da Roma danno corpo all'Agna Tour. Noi ragazzi delle scuole da anni svolgiamo corsi di educazione stradale, sicuramente nel periodo in cui si svolgeva praticamente la preparazione del patentino in ambito scolastico, abbiamo una riduzione della mortalità sul ciclomotore del 70%. Teoria, pratica, simulazioni e soprattutto le regole fondamentali per muoversi in sicurezza, a partire dall'equipaggiamento che spesso è la parte più trascurata dai giovanissimi. Noi lavoriamo tanto sull'abbigliamento tecnico prima di tutto, quindi sul casco, è importante fargli scegliere un casco corretto, nella misura corretta, dopodiché lavoriamo sulle tecniche di guida sicura e sulle buone norme per mettersi alla guida. Quali sono gli errori più comuni? Beh, prima di tutto la posizione di guida viene sempre trascurata, quindi spesso le mani sul manubrio, le dita sui freni, queste sono le principali cose che si vedono appena il ragazzino si siede sul motorino. In pista tre piloti professionisti che spiegano come affrontare le manovre improvvise, quelle che sempre più spesso sono causa di incidenti per inesperienza o superficialità. Che noi qui partiamo proprio dalle basi, quindi dall'utilizzo del freno davanti, all'utilizzo del freno dietro, allo spostamento del corpo, e dove facciamo un piccolo setting di diagnosi iniziale, poi fino ad arrivare alle vere situazioni di emergenza. In situazioni di panico diciamo che le cose più problematiche sono il non completo rilascio del gas o l'utilizzo sbagliato della modulazione di frenata. La polizia stradale, attraverso una simulazione che rende difficile visuale, movimento e percezione dei suoni, riproduce l'effetto della guida in stato di ebbrezza e le sue conseguenze. Per questo tour itinerante, per far vedere ai ragazzi quali sono i pericoli che ci sono sulla strada. Fra questi c'è, come ha detto lei, la simulazione della guida in stato di ebbrezza, cioè il fatto di alterare artificiosamente i sensi dei ragazzi e fargli capire quali sono le difficoltà per tornare, che si incontrano quando si torna a casa dopo aver consumato delle sostanze alcoliche. 3 milioni di euro da parte della Regione, questo è l'investimento per la realizzazione di 3 caserme dei Carabinieri nei comuni di Manoppello, Loreto, Aprutino e Giulianova. Un tavolo di lavoro per definire l'intesa interistituzionale per la realizzazione delle caserme dei Carabinieri nei comuni di Giulianova, Manoppello e Loreto Aprutino. La Regione Abruzzo annuncia di essere addirittura d'arrivo e la questione ormai si trova alla definizione degli ultimi dettagli. Oggi chiudiamo la parte finanziante, poi partirà la parte di definizione delle progettazioni e poi di scelta del contraente. Abbiamo moduli molto spediti poiché parliamo di caserme che il Ministero ha formattato. Qui abbiamo trovato soluzione a problemi di 3 cittadine importanti anche per l'economia regionale, operando sempre con la solita determinazione. Qualcuno dice spregiudicatezza, ma se significa questo recuperare 20 anni di ritardo, chiamiamo come vogliamo questo atteggiamento risoluto. 3 milioni di euro, questa la spesa sostenuta per la realizzazione delle 3 caserme che, come aveva dichiarato il governatore d'Abruzzo, rispondono alle reiterate richieste dei primi cittadini che da tempo lamentano a ragione l'assenza di adeguate strutture ospitanti le caserme nei propri territori. Ogni volta che c'è un problema, senza aspettare le grandi teorie o le grandi teologie della programmazione, ce ne facciamo carico uno alla volta, così portiamo a casa risultati per la sicurezza dei cittadini.
A conclusione del percorso di gemellaggio culturale e gastronomico, il Gran Sasso e la Laguna, Venezia e Crognareto, sorelle del gusto, è stato siglato un importante protocollo d'intesa per la realizzazione di percorsi in alternanza scuola-lavoro che consentirà agli studenti del DIPOPPA di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano. Si è concluso questa mattina con una cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati di partecipazione ai docenti e agli alunni che hanno contribuito alla realizzazione dell'evento promozionale delle eccellenze della gastronomia abruzzese nella città lagunare, il percorso di gemellaggio culturale e gastronomico denominato Il Gran Sasso e la Laguna, Venezia e Crognaleto, sorelle del gusto. Abbiamo avuto una parte importante, diciamo, in questo progetto, però quando mi è stato prospettato dal sindaco di Crognaleto, il mio amico Giuseppe D'Alonso, ho detto sì, ne vale la pena. Abbiamo investito, ne sono contento perché stiamo facendo conoscere il nostro territorio, non soltanto il territorio ma i nostri produttori, le nostre eccellenze, di cui anche la scuola. È un punto di partenza, ci stiamo provando, speriamo di centrare altri obiettivi successivamente. Il progetto è nato da lei, è stato realizzato grazie alla collaborazione del BIM ed è stato vinto grazie alla sinergia. Una scommessa vinta grazie a tanta partecipazione istituzionale abruzzese e veneta, ma soprattutto grazie alla grande, come devo dire, partecipazione del preside dell'Istituto di Poppa, dei professori che insomma hanno coadiuvato tutta la e soprattutto dei ragazzi, hanno dato un'immagine dell'Abruzzo eccezionale. Un risultato importante, una partecipazione straordinaria, l'obiettivo del progetto futuro qual è? È stato quello di far parte delle eccellenze del territorio. Le eccellenze del territorio sono state i nostri alunni, i nostri docenti, i produttori, i nostri piatti, i nostri prodotti che ci hanno permesso di portare a Venezia, una città così importante anche a livello turistico, tutto quello che noi siamo riusciti a realizzare nel nostro territorio. Il protocollo di intesa consentirà agli studenti dell'Istituto di Poppa di svolgere degli stage presso 400 prestigiose strutture ricettive del circuito alberghiero veneziano. Difendere la produzione italiana di olio d'oliva, un'eccellenza del Mezzogiorno e in particolare dell'Abruzzo, è stato questo il tema del convegno che si è celebrato a Pianella. L'olio d'oliva italiano e tanto più quello abruzzese è messo nuovamente a dura prova. Questa volta la minaccia viene dal Parlamento europeo che ha previsto un disegno di legge che andrà ad eliminare l'indicazione del termine minimo di conservazione dalle etichette. Ma noi non accettiamo che il governo italiano, con un finto atto di solidarietà nei confronti della Tunisia, in realtà permetta un'importazione senza dazi di 70.000 tonnellate di olio che i grandissimi produttori andranno a tagliare con la produzione italiana spacciando tutto per Made in Italy. Questo non va bene perché colpisce duramente i produttori medi, soprattutto della provincia di Pescara e soprattutto di questa zona della Valle Vestina, che fanno un prodotto invece di altissima qualità. Sindaci, esponenti politici, produttori, consumatori, associazioni di settore e consorzi hanno espresso la volontà di unire le proprie forze per evitare che uno dei prodotti di qualità che caratterizzano la nostra regione venga contraffatto, portando gravi conseguenze a livello locale e nazionale, a partire dalle piccole realtà agrarie fondamentali per la conquista di un futuro migliore. Questi provvedimenti sicuramente incidono sulla carne viva dei nostri produttori. In questa stagione i nostri produttori stavano rialzando la testa da un'annata disastrosa e sicuramente questi provvedimenti non ci aiutano, ma non siamo qui sicuramente per protestare o non solo per protestare contro un provvedimento che riteniamo intempestivo ed iniquo, ma sicuramente per fare delle proposte. Noi abbiamo tutte le carte in regola per far diventare l'olio d'oliva il vero oro per questi territori. Apriamo ora la pagina sportiva e lo facciamo parlando subito di Pescara, che già da ieri è al lavoro per preparare la partita di venerdì sera al Partenio Lombardi di Avellino contro la squadra da poco allenata da Dario Marcolin. Per il tecnico Oddo sarà ancora emergenza formazione perché arriveranno le squalifiche, dunque le assenze certe di Torreira, Zuparic e Benali, a cui si aggiungono anche le assenze degli infortunati Coda,
Crescenzi e Mazzotta e quasi sicuramente è Campagnaro che ha subito una contrattura nel primo tempo della gara contro il Como. La squadra dunque continua a lavorare dopo la seduta di scarico di ieri, oggi lavoro al Poggio degli Ulivi, domani seduta pomeridiana. Ascoltiamo le parole del capitano biancazzurro Lejan Memusciai. Vittoria comunque importante perché bisognava dopo 9 gare tornare al successo. L'augurio che questa vittoria possa essere servita anche per sbloccare psicologicamente la squadra, visto che molti dicevano che era un problema soprattutto psicologico. Sicuramente una vittoria, come avevo detto prima, che ci voleva. Ora però bisogna continuare, perché se no non servirebbe a niente. Speriamo che sia d'auspicio. Abbiamo fatto secondo me un gran primo tempo, il secondo ci sta di soffrire. L'importante era vincere, perché abbiamo giocato altre volte dove abbiamo giocato bene e abbiamo perso. Ora sto giro magari il secondo tempo abbiamo giocato un po' meno bene, però abbiamo vinto. Cosa è successo al 91esimo, quella gigantesca rissa, tanto nervosismo anche negli ultimi minuti, c'è stata l'espulsione di Ben Ali, perché c'è stata questa rissa? Purtroppo sono cose di campo che non devono accadere, però ci stanno, fanno parte del gioco, e arrivare al 90esimo a essere lucidi è impossibile. Purtroppo dispiace, però anche Ben ha fatto male a reagire, però un po' lo capisco, perché ha preso un calcio al 90esimo e dura al 90esimo essere lucidi. In queste giornate qua hanno inventato talmente tante storie assurde, quindi è un peccato, perché questo gruppo qua è un gruppo eccezionale, fantastico, e anche quando c'è stato delle cose non vere non si è mai abbattuto, è sempre stato sul pezzo. Purtroppo i risultati non ci hanno dato favore. E tifosi nuovamente penalizzati, perché la trasferta di Avellino è stata vietata alla tifoseria biancazzurra, in generale a coloro che risiedono in Abruzzo. Non sarà possibile appunto acquistare il tagliando per la partita del Partenio Lombardi di venerdì sera. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti, mancava, ma per una buona e giusta causa, il centrocampista Armin Bacinovic, che è diventato papà per la seconda volta rientrerà domani a Lanciano. Permesso personale anche per Marilungo, lavoro di scarico per Amenta e Rigione, mentre sono tornati a lavorare con il gruppo e dunque saranno verosimilmente a disposizione, se non avranno ricadute, i giocatori Salviato e Di Francesco. Ora scendiamo in Lega Pro per vedere il servizio del pareggio del Fattori ieri all'Aquila, 1-1 tra la formazione di casa e la Maceratese. Guardando la classifica, un punto prezioso per l'Aquila contro la Maceratese, terza forza del campionato. A conti fatti però i rossoblù di Perrone possono recriminare per diverse azioni da gol cestinate nel finale e per un atteggiamento che ha fatto difetto in aggressività per una buona parte della contesa. Perrone conferma a sorpresa il 3-5-2 di Teramo, cambiando però in difesa con l'innesto di Maccarrone per Piva, dirottato come quinto di centrocampo al posto di Ligorio. Davanti, confermato il tandem San Domenico-Perna, anche oggi fischiato per diverse imprecisioni sotto rete. Partita poco vibrante, ricco possesso palla della Maceratese, che però non riesce a trovare sbocchi. La chance più ghiotta capita sulla testa di Perna dopo la mezz'ora, che dalla sinistra raccoglie un traversone e schiaccia di testa, forte battuto in uscita, ma non c'entra il bersaglio. Nel finale arrivano i due gol che sigilleranno il punteggio sull'1-1. Prima Maccarrone si rende protagonista del vantaggio della Maceratese. Buon aiuto, crossa da sinistra, il centrale siciliano per anticipare il tapin di Couco fa centro nella propria porta in scivolata. 0-1 e buio pesto sugli spalti del Fattori. I rossoblù però hanno il merito di reagire immediatamente. Milicevic, dirottato playmaker con Mancini mezzala, ci prova dalla distanza. Sul rimpallo Perna si avventa sul pallone e anticipa in uscita forte, che lo abbatte ingenuamente. Penalty per l'Aquila, sul quale va lo stesso Milicevic, sotto gli occhi del presidente del Pescara Sebastiani, e fa centro dagli 11 metri per l'1-1.
Nella ripresa c'è più brio, la maceratese sale di intensità atletica, l'Aquila invece scende dal punto di vista fisico e non riesce a ripartire. Al 18esimo Couco serve sul dischetto del rigore Bonaiuto che cestina il nuovo vantaggio degli ospiti. Poco più tardi Milicevic va via in tunnel, scorribanda fino al limite dell'area, poi San Domenico si fa rimpallare la conclusione. Sul proseguo dell'azione Perna poi la mette fuori al lato di testa. Ci riprova ancora la maceratese con Couco, ma Scotti risponde presente in tuffo. I rossoblù sembrano alle corde. Perrone allora si ricorda dei cambi e dopo la mezz'ora fa entrare prima Benzaglia per un applauditissimo Milicevic, quindi triarico per Perna nel ruolo di trequartista dietro San Domenico. È la mossa vincente, l'Aquila colleziona due grandi occasioni in sequenza, prima triarico, sguscia sulla sinistra, serve un cioccolatino per Boulevardi che in sforbiciata chiama l'intervento in angolo forte. Poi Maccarone, esce palla al piede, serve San Domenico, il cui diagonale rasoterra viene deviato in modo provvidenziale dal portiere marchigiano. È l'ultimo sussulto, finisce 1-1. Per l'Aquila un punto importante, ma che peccato, perché si poteva prendere il bottino pieno. In casa Teramo si è ripreso a lavorare quest'oggi con una singola seduta in vista della partita di Siena di sabato prossimo. Da valutare ancora le condizioni dei giocatori infortunati che hanno saltato il match con il Rimini, ovvero il capitano Ivan Speranza, il centrocampista Diego Cenciarelli. La salvezza virtuale è comunque in tasca, c'è comunque l'amaro in bocca per come è arrivato il pareggio con la compagine romagnola, e di questo parla anche il centrocampista Michel Cruciani. L'hanno un po' balordo tra Benevento e qui, Benevento quattro traversi, qui non riesco mai, ma un pizzico più di fortuna, soprattutto il primo tiro penso che se non l'avessi deviata entrava sicuro, nonostante deviazione è uscita un pelo dal palo. E vabbè, speriamo che prima o poi mi gira un po' meglio. Penso che sotto l'aspetto di azioni da gol, sotto quello sì, però penso che la voglia di far bene, di poter provare a vincere la partita, quella è sempre stata. E siamo stati ingenui perché hai detto bene, in una partita diciamo che fai fatica a trovare conclusioni, a trovare vie per tirare in porta, riesci ad andare in vantaggio. Non si può prendere dopo 30 secondi. Sicuramente dovevamo fare qualcosa di più, però penso che sia come tutte le altre partite. Ancora una volta con un tiro in porta abbiamo preso gol. Poi puoi farne di meno tu, però penso che su 90 minuti tieni palla, non dico 90 ma 85 minuti tieni palla tu. Poi in una partita un po' di più, una partita un po' di meno trovi magari... Però siamo sempre stati poco fortunati, questo c'è la verità, c'è poco da dire. E ingenui, perché oggi siamo stati ingenui. Il Basket Teramo 2015 si aggiudica in volata una tiratissima gara 3 e accede così alla finale di C-Silver contro l'Airino Termoli. Esce a testa alta una coriacea Pallacanestro Silvi che ha accarezzato il sogno di espugnare nuovamente il Palascapriano fino agli ultimi possessi. Di seguito il resoconto di una partita condita anche da due blackout all'impianto elettrico. Probabilmente la sceneggiatura dell'ultimo atto della semifinale playoff di C-Silver tra Basket Teramo e Pallacanestro Silvi, vinta dai biancorossi 72-70 con un canestro allo scadere di Enrico Gaeta, non sarebbe affatto dispiaciuta al regista spagnolo Luis Buñuel o al gentiluomo inglese Alfred Hitchcock, perché è stato il giusto mix tra il thriller con una punta di surreale e, perché no, anche di grottesco. Ci riferiamo ai due blackout che hanno fermato l'incontro rispettivamente all'inizio del secondo e del terzo quarto e che hanno fatto tremare non poco il pubblico di casa per un'eventuale sconfitta a tavolino che sarebbe stata automaticamente sancita dalla coppia arbitrale se l'impianto elettrico del Palascapriano avesse ceduto una terza volta. Le luci però non si sono spente ed hanno invece schiarito e reso evidente una considerazione. Silvi esce da questa serie a testa altissima e questa serie l'ha persa con la consapevolezza di aver messo seriamente alle corde
Nord, un avversario molto più forte, competitivo e con un roster profondo. Un'immagine chiara della partita è il break micidiale di 15-0 nel terzo quarto che ha permesso ai ragazzi di coach Tom D'Alberto di recuperare lo svantaggio di 13 lunghezze subito nel primo tempo, andando in vantaggio anche di 7 punti a pochi minuti dalla fine del match, salvo poi pagare le uscite per falli di due giocatori chiave del quintetto base. Io ringrazio tutti questi ragazzi che hanno lottato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo avuto la partita in mano, non gli posso rimproverare niente, ci sta una partita del genere con questa tensione, qualche pallone che puoi gestire nei momenti importanti con una squadra giovane come siamo. Sono contento, do i complimenti a Teramo e gli auguro un bocca al lupo per le finali, e siccome mi hanno battuto spero che vincano loro la finale, così sappiamo che abbiamo perso con la migliore del campionato. Dall'altra parte il Basket Teramo ha evitato all'ultimo secondo una clamorosa eliminazione e l'ha fatto sfoderando una prova di carattere negli ultimi palpitanti minuti. Merito soprattutto delle stelle tra virgolette biancorosse che hanno fatto prevalere le loro capacità tecniche per poter completare un'isperata rimonta. Adesso giocheremo questa finale con Termoli senza la pressione che avevamo adesso sicuramente, perché adesso può succedere di tutto, possiamo perdere, possiamo vincere, però sicuramente la condizione emotiva sarà nettamente diversa da questa semifinale. Il TG6 termina qui, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con il replay di Enrico Rocchi per parlare di un Pescara tornato alla vittoria sabato scorso e con all'orizzonte l'anticipo di Avellino. È tutto, grazie per l'attenzione, buona serata.